Ambrosini, siamo all'University of Fighting durante una fase di allenamento, di sparring. Dicevi che ti stai preparando per Varese in the Cage, che sarà il 10 novembre, ovviamente a Varese, e il tuo avversario è Vladi Popovski, un atleta macedone, un atleta molto preparato, quindi... Della palestra di Garcia. Di Amadori Garcia. Ti stai ovviamente allenando moltissimo. Sì. Raccontaci un po'. Quali sono, diciamo, le giornate di allenamento? Okay. Intanto ciao a tutti, mi alleno mediamente, sempre praticamente 6 volte a settimana. Io faccio il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mi alleno con la parte funzionale. Il mercoledì pomeriggio ancora ad allenamento, perché faccio una parte in piedi, di passate, ripetute, via dicendo, con Master Claude. E il giovedì e il sabato pomeriggio vengo qua alla University e mi alleno con i ragazzi del team Serati, che comunque fanno parte della University. Oggi abbiamo visto dei ragazzi con cui ti stai allenando, sì, che sono Marvin Ademai, Roberto Grigamonti, Marco Motta, Paolo Onda Lamberto, Alessandro Botti, che poi intervisteremo, sì, che parecchi di loro sono coinvolti anche nel Varese in the Cage. E ci alleniamo solitamente tutti assieme, è un ottimo team, si lavora duro. Come allenarsi con il maestro Claudio Albertoni? È un bel allenamento, è duro, è molto tecnico, beh, indubbiamente poi comunque Claudio forse è quello che ha fatto più campioni sul territorio nazionale, perciò ha un'ottima esperienza e penso che come preparatore ora come ora non posso aver trovato di meglio. Come preparatore e poi anche come organizzatore, perché è stato promotore di Milano in the Cage, esatto, un evento che sicuramente è indiscutibilmente il numero uno in Italia per quanto riguarda gli MMA. Esatto. Allora ti lasciamo andare al tuo allenamento. Vado. E alla prossima. Torno a soffrire. Grazie a tutti, ciao.